Il film si apre con una nota, in cui si afferma che tra il 1945 e il 1962 il governo degli Stati Uniti condusse oltre 300 esperimenti atomici nel deserto del New Mexico. Tuttavia, ancora oggi negano gli effetti genetici causati dalle radiazioni. La scena si sposta poi in un deserto, dove un gruppo di scienziati in tute ermetiche stanno esplorando l'area. Qualche istante dopo, un uomo coperto di sangue appare dal nulla e chiede aiuto. Prima che il gruppo possa reagire, un mutante di nome Pluto arriva e inizia ad attaccarli. Uccide rapidamente tutti con il piccone e incatena i loro corpi al camion prima di allontanarsi. Veniamo quindi portati in una stazione di servizio fatiscente in una zona remota vicino a San Diego. Il proprietario, Fred, sente strani rumori e si precipita fuori con un fucile. Crede che sia una ragazza di nome Ruby e grida il suo nome, ma nessuno risponde. Fred poi torna a casa e scopre una borsa sulla sua porta. Chiama qualcuno di nome Jupiter, affermando che è stanco di aiutarli e non può più continuare così. Nonostante questo, porta dentro la borsa e la apre. Scopre alcuni gioielli e altri oggetti personali, incluso un contenitore con un orecchio mozzato. Più tardi, vediamo una famiglia che viaggia attraverso il deserto in una roulotte attaccata a un furgone. La famiglia è composta da un agente di polizia in pensione, Big Bob, e sua moglie Ethel, accompagnati dalle loro due figlie Lynn e Brenda e dal figlio Bobby. Anche il marito di Lynn, Doug, e la loro figlia piccola Catherine stanno viaggiando con loro. Inoltre, la famiglia ha portato con sé i loro due pastori tedeschi, Beauty e Beast. Si scopre che sono tutti diretti a San Diego per le vacanze per l'anniversario delle nozze d'argento di Ethel e Big Bob. Durante il viaggio Big Bob decide di fare una deviazione, ma finisce per perdersi. Il gruppo arriva presto ad una vecchia stazione di servizio, dove incontrano Fred. Chiedono quindi indicazioni e fanno anche il pieno. Mentre Big Bob sta parlando con Fred, un mutante ruba la felpa rossa di Bobby dall'auto e fugge. Qualche istante dopo, Beauty si agita per qualche motivo e corre all'interno del negozio di Fred. Lynn è costretto a seguirla, ma nota accidentalmente la borsa contenente i gioielli. Prova a esaminarla ulteriormente, ma Fred arriva subito dopo spingendola ad andarsene. L'uomo è sorpreso dalla sua presenza vicino alla borsa e sospetta che abbia scoperto il suo segreto. Mentre la famiglia si prepara a partire, Fred suggerisce a Big Bob di prendere una scorciatoia attraverso le colline per risparmiare 2 ore di viaggio. In seguito, la famiglia guida per diversi chilometri su una strada molto accidentata che scompare gradualmente andando avanti, senza sapere che stanno attraversando un ex sito militare utilizzato per test atomici negli anni 50. Un po' più tardi, una persona misteriosa posiziona sulla strada una catena con delle punte di metallo. Questo fora le gomme, facendo uscire di strada l'auto che si scontra contro una roccia. Fortunatamente, nessuno rimane ferito, ma il veicolo ha un asse rotto, lasciando la famiglia bloccata nel deserto. Tentano di chiedere aiuto, ma scoprono che non c'è segnale nella zona. Senza altra scelta, Big Bob decide di tornare alla stazione di servizio, mentre Doug si dirige nella direzione opposta per cercare aiuto. Il resto della famiglia prepara poi un tavolo da picnic, ignari che qualcuno li sta osservando con un binocolo. Poco dopo, Beauty inizia ad abbaiare rumorosamente e corre verso le colline. Bobby vede ciò e la insegue per riportarla indietro. Presto sente il cane piagnucolare, il che lo rende preoccupato. Bobby la cerca poi per diversi minuti e si imbatte in uno spettacolo scioccante, ovvero i resti mutilati di Beauty sul terreno. Questo lo devasta e piange mentre tiene in braccio la sua carcassa. Tenta quindi di fuggire, ma scivola accidentalmente e viene messo fuori combattimento. Il corpo privo di sensi di Bobby viene trovato da una ragazza mutante di nome Ruby, che indossa la sua felpa rossa. Lo trova affascinante e continua a fissarlo. Nel frattempo, un altro mutante di nome Gogol, che è colui che ha ucciso il cane, è impegnato a nutrirsi dei suoi resti. Altrove, Doug arriva alla fine della strada e trova un grande cratere pieno di veicoli. Dopo averli ispezionati, scopre che tutte le auto sono danneggiate, cosa che lo sciocca. Big Bob, invece, raggiunge la stazione di servizio e la trova deserta. Mentre esplora, si imbatte in vecchi articoli di giornale nel negozio. Essi rivelano che il luogo in cui è bloccata la sua famiglia era un sito di test di armi nucleari dell'esercito americano negli anni 50. La successiva esposizione alle radiazioni ha sfigurato alcuni minatori e ha devastato il loro habitat. Per rappresaglia, i mutanti hanno ucciso chiunque entrasse nell'area. Consapevole del pericolo, Bob tira fuori la sua pistola e si prepara ad affrontare i mostri. Sente poi Fred borbottare qualcosa in lontananza e lo trova nella latrina ubriaco. Prima che Bob possa fare qualsiasi domanda, Fred dice che non può più farlo e commette l'impensabile. Questo spaventa il povero Bob e lo spinge a fuggire, ma il leader dei mutanti di nome Jupiter appare e lo stende.
Trascina poi via Bob con l'aiuto di altri mutanti, Lizard e Pluto. Tornando alla roulotte, la famiglia è preoccupata perché i due uomini non sono ancora tornati, e ora manca anche Bobby. Brenda parte così alla ricerca di suo fratello, e per fortuna lo trova a terra. Lo riporta alla roulotte, e si sveglia poco dopo. Sebbene Bobby sia scosso, non menziona la morte di Beauty e dice semplicemente che non è riuscito a trovarla. Non molto tempo dopo, Doug ritorna con una mazza da baseball, una canna da pesca e altri oggetti trovati all'interno di diversi veicoli abbandonati. Al calare della notte, Bobby diventa sempre più preoccupato per suo padre. Gli altri però lo rassicurano che è Big Bob e non gli succederà nulla. Lynn e Doug dormono in macchina, mentre il resto della famiglia dorme nella roulotte. Dopo un po' Bobby sente dei rumori insoliti e quando esce fuori scopre che anche Beast è scomparso. Vediamo poi il cane correre sulle colline, dove incontra i resti di Beauty. Bobby diventa molto ansioso e va a svegliare Lynn e Douglas. Racconta finalmente loro della morte di Beauty e di come il suo corpo è stato fatto a pezzi. Prima che possano decidere cosa fare, sentono Big Bob piangere in lontananza. Scoprono così che diversi mutanti lo hanno legato a un albero e lo stanno bruciando vivo. Doug, Ethel, Lynn e Bobby corrono ad aiutarlo con un estintore, lasciando Brenda sola nella roulotte. Approfittando di questo, i mutanti si intrufolano dentro e iniziano ad aggredirla. Lynn sente presto le grida di sua sorella e corre da lei per salvarla, ma Lizard la tiene sotto tiro e procede a bere il latte dal suo seno. Fuori, Doug cerca disperatamente di salvare suo suocero, ma Bob è già stato bruciato a morte. Ethel poi sente le urla di Brenda e si precipita alla roulotte. È testimone dei mutanti che assalgono le sue figlie e cerca di combatterli, ma Lizard finisce per spararle. Questo fa infuriare Lynn, così accoltella il mutante alla gamba con un cacciavite, causandogli un dolore straziante. Sfortunatamente, lui si vendica sparandole alla testa, uccidendola all'istante. Senza più colpi nell'arma, Lizard e Pluto scappano, ma portano con sé la piccola Catherine. Qualche istante dopo, Doug e Bobby tornano alla roulotte, solo per scoprire Lynn morta ed Ethel che esala i suoi ultimi respiri. Anche Brenda è gravemente traumatizzata da quello che le è appena successo. Nel frattempo, Gogo li osserva con il binocolo e comunica con i suoi compagni tramite un walkie-talkie, ma viene presto trovato da Beast che lo fa brutalmente a pezzi. Tornando nella roulotte, Doug e Bobby sono inorriditi nel rendersi conto che i mutanti hanno preso Catherine. Mentre discutono su cosa dovrebbero fare, improvvisamente sentono dei rumori dall'esterno. Si scopre che Beast è tornato insieme alle mani di Gogo e al walkie-talkie. Ascoltano poi il dispositivo e sentono i mutanti prepararsi a colpire ancora. Doug poi chiede informazioni su sua figlia e la sente piangere dall'altra parte, cosa che lo lascia sconvolto. Il giorno dopo, Doug prende una mazza da baseball e va alla ricerca del nascondiglio dei mutanti con Beast che lo guida. Dopo aver camminato attraverso le miniere, arriva in un villaggio abbandonato che fungeva da bersaglio per i test sulle armi nucleari. Presto sente il pianto di un bambino proveniente da una casa, così decide di entrare. Doug trova con successo Catherine in camera da letto, mentre una donna mutante di nome Big Mama guarda la televisione in soggiorno. Cerca di sgattaiolare via da lei, ma la mutante nota il suo riflesso sullo schermo televisivo e lo mette rapidamente fuori combattimento. Poco dopo Doug si sveglia in un congelatore ed è inorridito nel ritrovarsi circondato da parti del corpo mutilate. Riesce però fortunatamente a fuggire e continua la ricerca della figlia. Durante questo periodo, incontra un mutante immobile chiamato Big Brain, che racconta la storia del clan dei mutanti. Una volta erano minatori del villaggio, che furono costretti ad andarsene quando il governo degli Stati Uniti decise di condurre test nucleari nella zona. Alcuni abitanti del villaggio abbandonarono completamente la zona, mentre altri cercarono rifugio nelle miniere, credendo di essere al sicuro. Tuttavia, le conseguenze dei test nucleari provocarono gravi mutazioni. Non appena Big Brain conclude la sua storia, convoca Pluto per attaccare Doug. Il mutante lo insegue poi per tutta la casa deciso a ucciderlo. Ad un certo punto, Beast prova a intervenire, ma Pluto lo getta facilmente da parte. Alla fine mette all'angolo Doug e riesce a tagliare due delle sue dita con un'ascia, ma prima che Pluto possa finirlo completamente Doug lo attacca con un cacciavite. Finisce per impalare il piede di Pluto, facendolo urlare di dolore. Douglas usa poi una piccola bandiera americana per pugnalarlo al collo, ponendo fine alla sua vita. Mentre se ne va viene attaccato da un altro mutante, ma Doug lo uccide facilmente e gli prende il fucile. Big Brain poi contatta via radio Lizard e gli ordina di uccidere la bambina. Lui stesso viene però fatto a pezzi e ucciso da Beast pochi istanti dopo. Altrove, mentre Ruby si prende cura di Catherine, Lizard entra nella stanza per finire il lavoro. Con riluttanza consegna la bambina e se ne va, ma proprio quando Lizard si prepara a compiere l'atto, scopre che è solo un maiale.
si scopre che Ruby porta ancora con sé emozioni umane e non è riuscita a lasciar morire la bambina. Lei sta attualmente fuggendo sulle colline con Catherine, sperando che possano essere al sicuro lì. Dall'altra parte, Bobby e Brenda caricano nell'auto i cadaveri della madre e della sorella. Predispongono poi un semplice sistema di difesa, utilizzando il filo di una canna da pesca per evitare attacchi a sorpresa. Riempiono anche la roulotte con gas propano e usano la striscia di zolfo di una scatola di fiammiferi e alcuni fiammiferi per creare un detonatore improvvisato. Mentre fanno questo, notano che il corpo della madre è scomparso, cosa che li preoccupa. Bobby poi si precipita sulle colline, dove vede Jupiter divorare il cuore di sua madre. Riesce a catturare l'attenzione del mutante e lo attira alla roulotte. Quando Jupiter arriva lì, i fratelli si chiudono all'interno. Nonostante questo, il mutante non si arrende e cerca di attaccarli dal finestrino. Riesce ad afferrare Brenda, ma Bobby gli lega le mani al finestrino con una corda. I fratelli poi scappano attraverso la porta sul retro, mentre il mutante lotta per liberarsi. Alla fine riesce a farlo e si precipita ad aprire la porta, ma poiché il caravan è pieno di gas propano, l'attrito della porta scorrevole accende una fiamma. Ciò si traduce in un'esplosione, che fa sì che Jupiter venga avvolto dalle fiamme. Nel frattempo, sulle colline, Doug vede Ruby correre con la sua bambina e la segue. Poco dopo finalmente la raggiunge e la convince a consegnare la bambina. Purtroppo in quel momento arriva anche Lizard, e tra i due scoppia una violenta rissa. Il mutante presto guadagna il sopravvento e colpisce il nostro eroe con una striscia chiodata, mettendolo apparentemente KO. Rivolge poi la sua attenzione su Ruby e procede ad attaccarla, ma Doug si alza appena in tempo e spara a Lizard con la sua arma. Dopodiché, si avvicina a Ruby e finalmente mette al sicuro sua figlia. Proprio quando sembra che il pericolo sia stato scongiurato, Lizard si alza all'improvviso e si prepara a sferrare un altro attacco. Fortunatamente, prima che possa farlo, Ruby si lancia verso di lui. Ciò si traduce nella caduta di entrambi da un dirupo, cosa che porta alla loro morte. Tra i rottami della roulotte Jupiter sopravvive, ma rimane gravemente ustionato. Viene presto trovato dai fratelli, che gli trafiggono la testa con un piccone ponendo fine alla sua miserabile vita. Notano poi Doug in lontananza, che è arrivato con Catherine e Beast. La famiglia si abbraccia con sollievo, sapendo di poter finalmente lasciare la zona. Tuttavia, a loro insaputa, qualcuno li osserva con un binocolo dalle colline. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.